Così possiamo fare la piazza Dam e anche c'è un po' più di tempo. Non abitato, no, signora non abitato, è un palazzo vuoto, la regina Beatrice potete vedere che il potere di Chile ha fatto un edificio così grande come la chiesa che è accanto. Perdona. Allora, come sì? Perché l'unico edificio molto antico che rimane sulla piazza è la chiesa. Tutti gli altri edifici sono relativamente nuovi, però il posto è il più antico. Qui si chiama Dam, D-A-M. E Dam vuole dire diga, diga. L'origine di Amsterdam è stata una diga nel fiume Amstel. Amsterdam, Dam diga, Amstel, il nome del fiume, diga nel fiume Amstel. E la diga era situata qua. Il fiume fino a un secolo fa arrivava fino a qua. Questo edificio che scrive lì sopra Tuur e quell'edificio qua a destra che è il negozio più importante di Amsterdam, diciamo il rinascente di Amsterdam, sono costruito sopra il fiume riempito. Il fiume arrivava di là, continuava fino a qua, dove la stazione. La stazione costruita sopra una isola artificiale nel porto. La stazione già è porto. La fine del fiume Amstel. Qui una diga. Era una diga anche un ponte, passava gente, traffico, commercio, comincio di Amsterdam. Ok. Però abbiamo due chiese. La più vecchia si chiama la vecchia e dopo è la nuova. Queste due chiese, come potete capire, costruite come cattoliche. Perché nel 400, 500, 600 Lutero, si chiama Lutero, conoscete? Lui che protesta contro gli abusi della Chiesa Cattolica mettendo le sue proteste sulla porta della Chiesa di Wittenberg nell'anno 1520, si chiama Calvino. Qui ad Amsterdam, in Olanda, è arrivato Calvino. Però lei era cattolica e la chiesa già era diventata protestante.
Cornelia era molto incontro e adesso si conta dentro una chiesa con questa cosa. Allora, alla giornata, alla prima, dopo, il cadavere di Cornelia qui fuori. Fuori. Gli amici, tutto. No, non è possibile. Cornelia di essere si è portata dentro di lei. Adesso si è rimasta al giorno seguente, qua. Questo sempre tre volte. L'ultima volta andrete qua. Molto bello qua. Questo edificio bruttissimo, che cosa sarebbe? Il municipio. Bellissimo, bene. È il municipio effettivamente, è il nostro municipio. Bruttissimo o no? Non c'è niente. Resemi una fabbrica. Una fabbrica nella parte antica di Amsterdam. È troppo grande, è orribile, troppo costoso. Molto sbagliato. Mamma che grande. Effettivamente. Questa parte c'è una parte che non è troppo brutta. Fanno la boema, stasera non so. Fanno la boema, fanno anche ballo, ballet. Un ponte levatoio molto tipico. Altra cosa che secondo me è una cosa che devono fare è il giro in battello, è bellissimo. Lo fanno sempre, sì, perché si porta anche davanti all'albergo, gente ancora no. Per noi bisogna minimo 3 centimetri per poter patinare. Hanno aperto il ponte levatoio più conosciuto di Amsterdam, si chiama il ponte Magro. Per far passare. Però una o due ore più tardi qui è pieno pieno di gente. Tiale. Brava, Cambridge. Ma che meraviglia. Assomiglia un pochettino a quelle scorse. Guarda che fontana che si è fatto questo. Qui venivano i fiorini e così questo quadro è stato il più l'opera di arte più costosa del mondo. Un anno più tardi hanno venduto un altro a un prezzo più astronomico di 100 milioni di fiorini. E mezzo anno fa hanno venduto il terzo strumento. L'hanno rovinato però con quella cosa moderna. Siamo arrivati alla piazza dei Musi, 160 milioni di fiorini. Oh. E qua dentro c'è molti soldi. Thank you.
altro e gli hanno dato questa fabbrica qui per ripulire. Naturalmente tutti questi modelli, un carato è 0,2 grammi oppure 100 punti. Sarebbe a dire che la maggioranza del pubblico non acquista carati ma acquista punti, cominciando da 0,01 sino a 0,99, poco, anzi pochissimo, solamente l'1% della produzione di diamanti possiede questo colore. Now pass through the door behind.
afterwards up and out. The trade routes flow right into the heart of this cosmopolitan city. Instead of walking along the pavement, we travel along the canals. Dit is de tijd van uw goede grond, Von en Rembrandt. Hier in het money voor de airport. Rembrandt, only paint and genius for this. El tempo. Maken wij ons nationale zeemanschap te gelden. Outstripping the sea power of both England and France, Amsterdam becomes Europe's main storehouse of precious goods. Onze schepen beheersen de zee. We vestigen overal handelsposten. As our ships trade, mountain pours in. Daar vertrekt weer een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Two out of three men will never return from this dangerous voyage. Amsterdam, glorious city of canals. Ontstaan uit een stroom van activiteit. Een snel groeiende, schilderachtige stad. Continuando, va, va, ci va.
Facciamo una bella cantata, va. Vincerò! È impressionante! È impressionante! Niente, lo spaghetto non l'ha mangiato la parola. E Boris. Saint of Amsterdam. Saint Nicholas is my name. Allow me to welcome you to this, the Dome of Fame. Als de goedheilig man van alle tijden, wijs ik u bijzonder graag op hen die zich nu onderscheiden. Ode to Joy, resounding up. Nari. Dopo una settimana di ghiaccio, ancora non è buono. Relazione molto importante, guardate bene perché qui c'è una discesa, piccola però è discesa, discesa, lo vedete? Ok, so, siamo discesi qua a un prosciugamento. Un prosciugamento, sai che, sapete che cos'è? Lo spiego. Un prosciugamento in olandese si chiama polder. Va, parlerò di polder, che è più corto che prosciugamento. Come si fa un polder di un lago? Qui prima era un lago che era prosciugato, che è stato prosciugato nel 600, tanti secoli fa, un prosciugamento antico. Allora come si fa? Per fare un prosciugamento di un lago si comincia a costruire una diga intorno al lago. Dopo si scava un canale intorno alla diga. Questo si chiamano la diga periferica, il canale periferico. Dopo si comincia a pompare l'acqua del lago al canale concentrico, che è un'altra connessione con altro canale che finalmente sbocca nel mare. Così pian piano l'acqua è pompata dal lago al mare. Quando il lago rimane secco non si riempisce con la terra, e questa terra è molto fertile. Qui si utilizza questa terra al fondo del lago, sempre al fondo del lago, qui soltanto per erba e per le mucche. Qui l'agricoltura sono le mucche. Le mucche durante l'inverno stanno dentro le stalle. Non perché non sopportano il freddo, si sopportano, però la mangiatura è più facile dentro nell'inverno. Di più, questa erba non alimenta abbastanza, non è buona da inverno, è ghiacciata di più. No, sono 4 centimetri. 6 è migliore, fa ancora molto rumore, quando si pattina fa... Che fa? No, dopo ci fermiamo per far patinando, quando è molto grossi, aperto, parla con tutti. Robusti, normalmente il olandese è un po' qui. Allora, anche finisce in dam,
ieri abbiamo detto dam e diga, no? Allora, qui l'origine anche è stata una diga. Diga costruita per monache. Monache sono monache. Cioè, l'origine è stato un convento. Sotto il livello, che paese bello. Ghiaccio forse la isola. Questo grandissimo, questo è un braccio di mare che lo hanno chiuso con la famosa diga di chiusura che sta a 100 km verso il nord, e questa diga di chiusura ha fatto del braccio di mare un lago. E la cosa strana è che adesso l'acqua dentro di questo braccio di mare è dolce. E prima era salata, la diga è dell'altro. Aiuto! Bene, cappellino! Cappellino, aiuto, dai! Che bello! Gemma! Dai, vieni! Penso che raccolgo! Vedi quelli che stanno parlando là? Ma guarda, si trasforma tutto! Sì, latte intero, la forma è sempre uguale, piatta così, e facciamo le forme più piccole, anche più grandi. Facciamo anche un formaggio magro, famoso formaggio con latte rossa, che sarebbe l'Eda, sempre fatto di latte di mucca con latte magro. E poi facciamo anche pecorino e formaggi latte di carne. Gli agnellini, i caprettini. Cioè.